Buonasera, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questa è la notizia più importante del pomeriggio. In apertura, un incidente mortale avvenuto oggi a Capo d'Orlando, nel palermitano, sulla statale 113. Il bilancio è tragico: un 60enne originario di Brolo è morto sul colpo, la moglie invece in gravissime condizioni. E rimaniamo in tema di incidenti stradali, due quelli che si sono verificati nelle scorse ore nel palermitano, uno a Sferracavallo in cui è rimasto gravemente ferito un giovane, l'altro sulla rotonda del Viale Lazio, si cerca un pirata della strada. E ci spostiamo nel catanese, dove un uomo di 58 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre raccoglieva olive. La vittima è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Inaugurata oggi l'apertura del nuovo tratto Ispica-Pozzallo-Modica nell'autostrada 18 che collega Siracusa e Gela, traguardo importante per il sud-est della Sicilia. Queste le parole del presidente della regione siciliana Renato Schifani, che alla cerimonia ha simbolicamente tagliato il nastro del nuovo svincolo. E in chiusura le previsioni meteo per l'Immacolata: in Sicilia si prevede un cielo prevalentemente sereno con temperature nella norma. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.nosicilia.it e sui nostri canali social. Il TG Flash ritorna sabato. Arrivederci.